Siamo finalmente arrivati alla fine, almeno della prima parte della vicenda della depurazione di questa provincia. Una cosa che vorrei sottolineare è il fatto che fino ad oggi i rapporti tra provincia di Savona e regione sono sempre stati di massima collaborazione. Mi spiace che nelle autonomie locali, nei comuni della nostra provincia, tante volte si sia voluto utilizzare questa vicenda per tentare di fare polemica, ma probabilmente non si è capito nemmeno di che cosa si stava parlando, e quindi quando uno non capisce cosa dice è facile che dica una sciocchezza. La cosa finale a cui siamo arrivati è la determinazione della tariffa del ponente. Sarà la tariffa che consentirà al depuratore di Villanova di partire. L'unica nota per la quale io mi sento di complimentarmi con l'assessorato e i funzionari, l'assessore e tutti coloro che hanno lavorato, è il grosso lavoro che ci ha portato a diminuire il costo del depuratore del ponente. Oggi noi possiamo e potremo avere un depuratore, oggi costruito da un privato ma domani gestito dal pubblico, ad una cifra, seppur importante, che sia possibile richiedere ai cittadini. Quello che abbiamo trovato 2 anni fa, quando siamo arrivati, era una realtà profondamente diversa, e da quella realtà, con molto lavoro, noi oggi siamo usciti. All'atto dell'insediamento la nostra amministrazione ha trovato il sistema di depurazione della provincia incompleto in un tassello importante, che era il tassello del ponente. Questo tassello non riusciva a realizzarsi perché, al di là delle scelte di programma, mancavano 2 condizioni di fattibilità. La prima era una fattibilità economica: il progetto era troppo caro e non adeguato alle previsioni delle tariffe esistenti. E il secondo limite derivava dal fatto che il sistema non era omogeneo con un sistema di gestione della depurazione che su scala provinciale è pubblico, mentre questo modello proponeva un sistema a gestione privata. Non è stato facile raggiungere l'obiettivo di risolvere questi 2 problemi. Riteniamo a questo punto di avere raggiunto questo obiettivo, nel senso che abbiamo ridotto il costo, lo abbiamo reso omogeneo alle tariffe, abbiamo riallineato le tariffe d'intesa con le amministrazioni comunali che hanno approvato in assemblea di ATO queste tariffe, e quindi abbiamo risolto il problema della fattibilità economica. Riteniamo che anche il problema dell'omogeneità strutturale pubblico-privato può essere risolta, perché in quella direzione abbiamo lavorato e siamo vicini a ottenere risultati, e quindi possiamo dire che quel problema è un problema risolto. Mi fa piacere dire che in questo percorso, al di là delle strumentalizzazioni che talvolta sono emerse, il lavoro con la Regione è stato un lavoro univoco, costantemente orientato e di reciproca collaborazione. E oggi possiamo dire che raggiungeremo un risultato nell'interesse pubblico per aver lavorato tutti, a prescindere dalle posizioni e dai ruoli, verso una direzione omogenea. Bisogna che tutte le amministrazioni, anche le più piccole, anche quelle che magari hanno esigenze diverse, comprendano che questo percorso è un percorso di interesse comune in un momento difficile, ma che ci porterà a degli ottimi risultati.